Velasca è una collezione di cabinet di contenitori di legno. Questo nome nasce per riportare fortemente il concetto di cabinet in una situazione urbana. Perché Velasca è una torre razionalista, brutalista del 1955 forse, che ha questo andamento fortemente verticale e continuo, che noi abbiamo ripreso in queste ante, che hanno questa caratteristica di avere questo decoro che allunga la figura, per cui viene anche nascosta l'apertura dell'anta. Quando tu hai questo cabinet in casa, sai dove aprirlo e come usarlo, ma è un effetto sorpresa. Se qualcun altro lo vuole aprire, non sa come fare. E questo è molto divertente, secondo me, perché le cose scontate già le conosciamo, no? Tutto l'oggetto, ma anche le ante, che hanno tutte queste bacchette, sono dello stesso materiale. Un materiale molto bello da toccare, è un legno. In questo caso io sono seduto su una panca in rovere scuro. Abbiamo un altro cabinet in rovere naturale. E poi c'è l'altro cabinet che è montato su questa panca in rovere scuro e lui è di noce. Non esiste centralità in questo progetto, è un lavoro giocato sulla non simmetria, mentre l'oggetto è simmetrico a se stesso. Contraddistingue in questo caso anche l'insieme di questi oggetti. La panca può essere sovrastante, come quella dove io adesso sono seduta, dove il cabinet è sotto, laterale, naturalmente, in una situazione disassata. Quest'altra oggetto che si sovrappone, sormonta l'altro, ma lasciando lì questa aria, la possibilità che questo cabinet possa avere il suo spazio, anche se sopra un altro oggetto che lo sormonta ma che non lo sovrasta. Questo è leggerezza. Questo sbilanciamento, che è proprio anche questo della Torre Velasca, perché è una torre che poi si allarga, per cui si sbilancia in qualche modo, è anche questo che noi abbiamo ripreso come concetto.